efficientamento energetico, cambiamento climatico, uso consapevole delle risorse. Siamo qui con Mario Davidi di Enelix per parlare proprio di come l'efficientamento energetico, in particolare nel settore pubblico, possa portare ad un'economia più sostenibile. L'Unione Europea ha messo tra i pilastri per uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo l'efficientamento energetico. Qual è la strada da percorrere? Beh, di strade ce ne sono sicuramente molte. Enelix è partner delle amministrazioni pubbliche per cercare di raggiungere questi obiettivi che sono effettivamente essenziali per il nostro benessere. Prima ancora che parlare, come spesso si sente, di smart city e città intelligenti, forse dovremmo parlare di smart communities. Una smart community è una comunità, un insieme di persone che prima di tutto vivono in un ambiente salubre e dove possono appunto avere delle ambizioni, delle aspettative di futuro, proprio perché il contesto in cui vivono è un contesto sano a priori. L'Unione Europea effettivamente ci sta indirizzando attraverso delle politiche che, come sappiamo, non sono mai coercitive, sono tendenzialmente delle indicazioni, e poi sta la bontà degli stati nazionali in realtà cercare di metterle in pratica. Sì. C'è una forte spinta verso la parte di efficientamento delle nostre, degli edifici, delle strutture nelle quali noi quotidianamente viviamo, lavoriamo. Ed Enelix è oggi, penso, almeno in Italia, uno dei partner per le amministrazioni pubbliche principali e più innovativo per poter seguire appunto questi obiettivi di efficientamento energetico, di riduzione di emissioni inquinanti, anche di emissioni climalteranti, di CO2. Come lo facciamo? Allargando in maniera molto ampia la tipologia di servizi che possiamo offrire ai nostri clienti. Io parlo specificamente dei clienti pubblici, perché siamo a parlare appunto con Forum PA, e quindi i nostri clienti, poi io preferisco, noi preferiamo chiamarli partner, sono appunto le municipalità e più in generale gli enti locali e gli enti pubblici. Prima eravamo conosciuti soprattutto per fare illuminazione pubblica, poi siamo stati conosciuti per fare efficientamento nell'illuminazione pubblica. Oggi siamo conosciuti anche per fare mobilità elettrica. Enelix è uno dei player più importanti, non solo in Italia, che sta investendo una quantità enorme di risorse proprio per elettrificare il paese e abilitarlo alla mobilità sostenibile. Ma stiamo facendo molto di più in realtà. Stiamo guardando non più all'interno delle amministrazioni pubbliche solamente ai pali della luce, all'illuminazione pubblica, ma cominciamo a guardare anche gli edifici ed offriamo delle soluzioni per efficientare anche gli edifici, ma soprattutto per rendere intelligente tutto quello che consuma in qualche modo energia all'interno di una città. Renderlo intelligente vuol dire renderlo interconnesso. Lo facciamo soprattutto e prima di tutto offrendo una piattaforma IoT, è una piattaforma completamente aperta, compliant con la nuova normativa sulla protezione dei dati. Una piattaforma, dicevo, tutti i dati relativi a queste situazioni possono convergere, lì possono essere analizzati e da lì si possono rilasciare effettivamente delle soluzioni. Guarda Mario, mi hai parlato di IoT, mi hai parlato di voi come partner nell'innovazione delle pubbliche amministrazioni, mi hai parlato di città a misura di cittadino. Voi siete molto attivi su un tavolo che FPA ormai ha attivato da un paio di anni, che è dedicato proprio allo studio di come migliorare i servizi pubblici locali attraverso l'utilizzo del digitale. In questo tavolo PA e imprese sono alla pari, in un confronto alla pari. Quanto è importante avere appunto un rapporto di questo tipo tra PA e imprese per arrivare all'innovazione che ci auspichiamo nel sistema pubblico? Beh, la risposta è scontata, insomma, è assolutamente necessario. Devo dire che ci sono dei tavoli dove effettivamente c'è il tentativo di mettere sullo stesso piano le amministrazioni pubbliche e le imprese, nella realtà invece questo dialogo alla pari, lasciami dire, no? E questa collaborazione alla pari è particolarmente difficile da realizzare. Oggi in realtà i comuni e le imprese hanno uno strumento molto efficace e potente per poter instaurare un dialogo che porti a degli obiettivi condivisi e vantaggiosi. Sono le varie forme del partenariato pubblico-privato e, per quanto riguarda il settore energetico, in particolar modo la finanza di progetto. Se ne sente parlare molto, penso che oggi
nelle concessioni di riqualificazione energetica, che si tratti di illuminazione pubblica o di sistema degli edifici, sia uno degli strumenti amministrativi più utilizzato dai comuni. Le imprese disponibili ci sono ed Enel X è leader in questo, nel mettersi a supporto delle amministrazioni pubbliche per condividere con loro un programma di sviluppo e di rigenerazione urbana spesso delle città. Però c'è da dire che molta cultura deve essere fatta anche dal lato delle amministrazioni pubbliche. C'è bisogno di un salto culturale anche nelle funzioni amministrative all'interno dei municipi in particolar modo, no? Per cui si deve cominciare ad avere il coraggio di utilizzare il codice dei contratti come uno strumento effettivamente flessibile che nel rispetto, voglio dire, di alcuni tracciati ben definiti, però permette effettivamente di instaurare delle forme di dialogo tra pubblico e privato. Gli strumenti quindi ci sono, le risorse un pochino meno. Se volessimo andare sul concreto, cioè se un comune decidesse oggi di investire in un programma di efficientamento energetico, di perfezionamento, ti faccio una domanda, quindi andiamo sul concreto, quali sono i benefici che potrebbero registrare, diciamo, da subito? Guarda, è la domanda che cerco di farmi sempre anche io quando mi siedo di fronte a un sindaco o un amministratore in generale. Se io fossi sindaco, fossi quella persona, alla fine qual è il beneficio immediato che ne trarrei? Perché vanno bene tutti i discorsi, va bene la visione di lungo periodo, certo, l'attenzione per il futuro, per i nostri figli. E allora non per svilire, come spesso si fa, gli interessi degli amministratori locali, che è sbagliato dire che, insomma, che guardano nel breve solo per motivi elettorali. Però ci sono dei vantaggi immediati che si possono ottenere, quindi se guardo, diciamo, all'oggetto che oggi è quello più gestito nelle forme di partenariato pubblico-privato, ovvero la riqualificazione e l'efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, nell'immediato che cosa succede? Ho una rete completamente nuova. Se si lavora bene come lavora Enel X, ce l'ho non solo efficientata e quindi vedrò al posto delle vecchie lampade delle nuove lampade a LED, ma avrò anche una rete che è completamente messa a norma e anche dal punto di vista strutturale completamente riqualificata, quindi non vedrò più il lampione arrugginito lungo le strade, non vedrò più situazioni in cui un palo della luce non ha la messa a terra e quindi c'è il rischio che qualche bambino, qualche adulto, chiunque, insomma, voglio dire, possa rimanere folgorato, perché talvolta queste situazioni ci sono, seppur molto limitate. Perché dico Enel X pone attenzione a questi temi? Perché purtroppo spesso vediamo delle proposte in finanza di progetto che promettono molti gadget proprio per attirare l'attenzione degli amministratori, i cosiddetti gadget smart, ma prestano veramente molta poca attenzione alla riqualificazione, alla messa a norma degli impianti. Invito sempre gli amministratori a pensare che le risorse comunque sono limitate, che siano pubbliche o che siano private. Questo che cosa significa? Nel momento in cui c'è un privato, un'azienda privata, che è disponibile ad investire le proprie risorse per offrire dei servizi ad un comune, il comune dovrebbe sempre domandarsi se sia preferibile, appunto, far lavorare il mercato collaborando con lui in una forma di partnership e controllandolo bene attraverso una struttura contrattuale molto solida, ed orientare le proprie risorse invece in quei segmenti delle proprie funzioni dove tipicamente il mercato non c'è. Per esempio, se devo rifare dei marciapiedi nel mio comune, se devo andare a fare un asilo nido, servizi sociali, sono dei settori dove tipicamente, almeno nei comuni più piccoli, il privato non è disponibile a intervenire perché non c'è una remunerazione. Quindi razionalizzazione della spesa e meno gadget, diciamo così. Perché spesso quando si parla di smart city, appunto, vediamo in tante gare delle amministrazioni pubbliche, anche in tanti project financing, vediamo appunto tanti oggetti che sono offerti, ma nessuno si pone il problema di come questi oggetti verranno poi effettivamente gestiti. E allora, pensando ad una comunità intelligente, ad una smart city, sì, per l'appunto, come dicevo prima, abbiamo bisogno di immaginare tutta una serie di servizi che dialogano tra di loro e che semplicemente migliorano la qualità della vita all'interno della città. Però pensare a questo significa tener presenti quali di questi servizi sono in grado di remunerarsi da soli, perché possono generare dei flussi di cassa, perché magari possono essere venduti a soggetti terzi e quindi possono
generare dei ricavi per l'impresa, quali invece sono dei servizi che non potranno mai essere ripagati dall'utilizzo. E allora, se si guarda nel lungo periodo e pensiamo a come questi dovranno essere mantenuti e gestiti, non si può oggi offrire un paniere pieno di opportunità sapendo che poi, una volta realizzate, rimarranno lì ferme, disconnesse, senza nessuna forma di manutenzione, proprio perché manca o la capacità di gestirle, o l'interesse da parte dei cittadini a fruirne, o la disponibilità a pagare per la loro fruizione. E allora qui si fa la differenza tra essere gadget ed essere un servizio vero e proprio. Enel X, infatti, pur essendo la società che ha un'idea più articolata, più ambiziosa di città intelligente rispetto a tutti i propri partner, ci va molto cauta però nell'andare a offrire questi servizi, e lo fa solo laddove sa che sono effettivamente realizzabili e possono offrire effettivamente dei benefici. Quindi l'innovazione è fatta di obiettivi concreti. Quindi l'innovazione è fatta di obiettivi concreti, di piccole cose. L'importante però è che tutte queste cose che ci cominciamo a fare siano collegate da una visione comune. Qualsiasi amministratore dovrebbe guardare con attenzione a questo aspetto, punto di forza di Enel X, il fatto di non creare dei lucchetti, dei lock-in verso le amministrazioni, ovvero mettere a disposizione una piattaforma IoT che è completamente aperta, i cui dati sono dell'amministrazione comunale, possono risiedere nei suoi server, possono risiedere nei server di Enel X o in un cloud, per noi è del tutto indifferente, ma soprattutto una piattaforma che continua a poter funzionare, perché anche è sostenibile dal punto di vista economico, anche quando Enel X non sarà più il gestore. Le amministrazioni che intendono avviare progetti di efficientamento energetico, come possono entrare in contatto con voi? Il metodo più diretto è quello di guardare direttamente il nostro sito enelx.com, alla sezione contatti, basta lasciare i propri riferimenti nell'area di riferimento, in questo caso è la sezione per le città. Potete stare tranquilli che saremo anche noi a contattarvi direttamente, perché effettivamente è il nostro interesse quello di fare delle città intelligenti una rete molto fitta, perché tutto il nostro paese possa essere effettivamente intelligente. Perfetto, grazie. Prego, grazie a voi.